E le ondate di caldo in Europa hanno conseguenze anche su turismo e lavoratori. In Italia, per correre ai ripari, le aziende si attengono alle linee guida di INPS e INAIL, sia nel settore industriale che agricolo. Il grande caldo di questi giorni potrà creare difficoltà alla nostra economia anche quest'anno. Le temperature record pesano sul lavoro nei cantieri, nelle stalle, nei campi. I sindacati, come ogni estate, lanciano l'allarme sulla necessità di adottare le misure anti-afa. La parola d'ordine è prudenza. Nelle ore più a rischio, dalle 12 fino a tardo pomeriggio, è opportuno fermarsi. Secondo le linee guida di INPS e INAIL, se il termometro supera i 35 gradi, le imprese potranno sospendere o ridurre l'attività e chiedere cassa integrazione poiché sussistono i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Come si adeguano in questi giorni le imprese agricole? Luigi Bazzana, responsabile economico Coldiretti. Dipende dai vari territori, dalle varie zone. Ci sono delle zone che magari sono più ventilate e zone meno ventilate, ma le ore più calde vanno assolutamente evitate, così come probabilmente in talune situazioni le serre, vendite la pianta più, non si coltiva più perché fa troppo caldo.